Seduta del 13 marzo. Durante la seduta del 13 marzo il Consiglio regionale ha eletto Roberto Boniperti vicepresidente dell'Assemblea. Nel pomeriggio ha svolto la seduta straordinaria su precariato nell'ente Regione. Sono stati approvati diversi ordini del giorno, due di solidarietà ai fucilieri del San Marco trattenuti legalmente in India, uno per promuovere una proposta di legge al Parlamento per le persone scomparse e un altro per tutelare gli operai forestali stagionali. Iniziato in aula l'esame del piano sanitario. Dopo un lungo e complesso iter in commissione nella seduta del 13 marzo, l'Assemblea legislativa ha iniziato l'esame dei provvedimenti per l'adozione del nuovo piano socio-sanitario 2012-2015. L'illustrazione del disegno di legge numero 174 è stata svolta dai relatori di maggioranza e di opposizione. Il dibattito è stato aperto dalla Presidente della 4ª Commissione Sanità ed è proseguito nella seduta del 14 marzo con gli interventi di tutti i gruppi. Ricevuta una delegazione irachena. Il presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo ha ricevuto il 13 marzo a Palazzo Lascaris una delegazione irachena in visita in questi giorni a Torino in occasione del 50° anniversario di attività del Centro Scavi di Torino in Iraq che opera sui siti archeologici più importanti e ha ripreso i lavori di riallestimento del Museo di Baghdad, uno dei più importanti al mondo. Anniversario di Lhasa. Per il 53° anniversario dell'insurrezione di Lhasa è stata esposta nel Palazzo della Regione la bandiera del Tibet. Inoltre il 9 e il 10 marzo l'Associazione per il Tibet e i diritti umani ha partecipato a Roma in Campidoglio al convegno Le regioni e le istituzioni locali italiane per il Tibet e davanti all'ambasciata cinese al sit-in per ricordare l'insurrezione di Lhasa. Presentato il libro Bianco, Rosso e Grigio Verde. Lunedì 12 marzo nell'aula di Palazzo Lascaris il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Placido ha partecipato alla presentazione del libro Bianco, Rosso e Grigio Verde, un cappellano militare, 3 mesi in Russia e 20 mesi in attesa della liberazione, di Italo Ruffino. Il libro trae origine dall'esperienza umana e religiosa di Monsignor Ruffino, cappellano militare e volontario in Russia nell'inverno 1942-43 nel corso del secondo conflitto mondiale.